Ufficialmente è un pensionato della politica, ha abbandonato la politica attiva. In realtà per noi ogni volta che torna sembra sempre più giovane della volta precedente. Presidente Bertinotti, buongiorno. Il mio pubblico ha detto così, ed è così. Presidente, che cosa le manca dei suoi giorni in Parlamento, di quella vita che ha fatto fino a poco tempo fa? Mi manca il popolo, il vivere nel popolo della politica, naturalmente. È una vita con il popolo, anche quella quotidiana che facciamo tutti, ma nella politica c'è uno specifico. Il popolo è quello che si trova nei luoghi, deputati, a fare la politica, a costruire la politica, che per noi sono state le leghe, le sezioni, le case del popolo, quei giri che si facevano appunto di sezione dove, in sezione. Appunto, dove c'è. Non mi manca invece, lo dico con molto rispetto, non mi mancano le istituzioni, non mi manca il Parlamento, diciamo così, e in fondo non mi manca neanche la struttura del partito. Mi manca il popolo che l'attraversava, questo sì. Però c'è una ragione che lo spiega, ed è l'età. Per stare con quel popolo lì bisogna praticare attivamente l'attività politica. Senta, Presidente, lei però a un certo punto ha cominciato forse a studiare un po' di più, ha cominciato a interrogarsi un po' di più, a desiderare incontri, perché no, anche con i cattolici, anche con, come dire, con formazioni o comunque con pensieri apparentemente lontani da quello che era stato. Questa svolta, questa sua necessità è stata letta in tanti modi diversi. Lei perché a un certo punto, lo domando direttamente a lei, al di là di quello che è stato raccontato, addirittura delle sorprese, delle indignazioni, lei che cosa trova, per esempio? Le faccio un esempio banale, ad andarsene al meeting di Rimini, a stare lì tra i giovani ad ascoltare per ore, al massimo viene invitato un giorno e poi ci resta tutti e cinque. Insomma, perché ci va? Vede come sono noioso, perché si incontra un popolo. Può essere un popolo diverso da quello che io ho conosciuto, ma in comune ha questo connotato di essere popolo, cioè di essere una comunità vivente. È questa che secondo me costituisce l'attrazione fondamentale. Rispetto a quello che lei diceva, se il termine non fosse troppo impegnativo, si potrebbe parlare non di un tempo dedicato allo studio o un tempo dedicato al dialogo, ma una sorta di conversione del tempo. Prima lo studio era incorporato nell'esperienza. Nell'esperienza politica c'era incorporato. Certo. Adesso è difficile, con la desertificazione naturale della politica è difficile da spiegare, ma per noi è una cosa semplice. Cioè è che dovevi studiare come viveva quella gente in fabbrica che tu organizzavi e rappresentavi. Quindi bisognava con loro lavorare, a sapere come funzionava il lavoro in una catena di montaggio, quali danni alla salute ne derivavano, quali fatiche. E per poter liberarsi da quelle fatiche bisognava stabilire un rapporto con la ricerca, l'intellettualità, la cultura, certo, in modo che si costruisse una forma di intervento, un servizio a quella popolazione. Quindi si studiava, ma si studiava diversamente. Oggi invece, diciamo, lo studio è una dimensione separata, appunto, come abbiamo detto. Così con il dialogo del mondo cattolico. Io non saprei descrivere la mia esperienza politica, che è durata 50 anni, più di 50 anni, senza questo rapporto tra il movimento operaio, diciamo, di cultura comunista, socialista, con il mondo cattolico. Non saprei descriverlo, l'ho detto tante volte, la mia prima esperienza politica nasce con degli amici in provincia di Novara e si fa una rivista di marxisti e cattolici, come si usava dire allora. Un tempo era una litichetta. Perché cominciava ad affacciarsi il tempo del Concilio Vaticano II. Lei da questo mondo cattolico che cosa ha preso, Presidente? Ha preso nel senso sia di apprendere e a che cosa ha attinto? Dei tre termini, diciamo, della politica a cui appartengo, il terzo termine, quello della fraternità, è quello, diciamo, più oscurato nella pratica della mia storia, no?
E questa, questo terzo termine è stato esaltato dal rapporto con i cattolici. Bellissimo. E io penso che oggi, questo poi spiega l'oggi, ha maggior ragione, molto, molto più di quanto già a noi era necessario. Vorrei ricordare, io ho fatto tanta parte della mia vicenda politico-sindacale a Torino e abbiamo avuto il dono della presenza di quello che poi sarebbe diventato il cardinale Pellegrino, allora arcivescovo di Torino. Vorrei ricordare che una sua lettera pastorale si titolava Camminare insieme. Camminare insieme è stata la consegna con cui abbiamo vissuto, tanto che negli anni 70, nel sindacalismo che tendeva anche a unificarsi, persino nelle forme organizzate, non più FIOM, CGL, FIM, CISL, WILM, UIL, no, ma FLM, Federazione dei Lavoratori Metalmeccanici, beh, io posso dire che con i preti operai che stavano nella FIM, eravamo fratelli, appunto. Mi piace questo utilizzo delle parole, Presidente, fraternità. Ce ne sono tante altre che dobbiamo dire, soprattutto in questi ultimi tempi, sono scomparsi dall'agenda politica. Prescindere poi, secondo me, forse da quella più importante, che è la verità, la genuinità dei rapporti. Sì. Noi ne possiamo leggere alcune, ma anche, perché no, la solidarietà. Per non parlare addirittura di speranza o di tenerezza, che, se mi permette, sono le parole che questo Papa ci sta insegnando a utilizzare. Questo Papa sta insegnando tante cose. Com'è il suo rapporto con questo? Cioè, che cosa pensa di Papa Francesco lei? Posso scomodare un termine che non si dovrebbe usare? Amore. Perché penso che sia la presenza di questo pontefice, a proposito della fraternità, la triade da cui nasciamo politicamente, come sa bene, è libertà, eguaglianza e fraternità. Fraternità, nella storia, nella grande e terribile storia a cui appartengo, grande e terribile, fraternità è stata quella più oscurata. C'era quasi un risvolto. Sa come si fermavano le lettere quando io ho cominciato a fare politica? Fraternamente Fausto Bertinotti. D'uso corrente. Era come per nascondere la mancanza di fraternità che purtroppo nella vicenda storica del Novecento si era venuta affermando. C'è un grande poeta, Bertolt Brecht, ha riassunto questa condizione drammaticamente. Noi che siamo venuti per la gentilezza non abbiamo potuto essere gentili. Non siamo stati capaci di essere gentili. Ecco, allora questo Papa mi induce a mettere l'accento su questo ultimo termine della triade, fraternità. L'ho visto stamattina, leggevo sull'Avvenire che... Lei legge quotidianamente Avvenire? No, non quotidianamente, però no, è stato considerato uno snobismo, ma per più di 20 anni nella mia attività sindacale ho letto quotidianamente l'Osservatore Romano. Purtroppo non leggo quotidianamente l'Avvenire, lo leggo però frequentemente, con grande curiosità, interesse e solidarietà, altro termine importantissimo. Oggi ho letto che il pontefice convoca un presinodo per i giovani ed è sottolineato il fatto che nella convocazione, insieme ai cattolici, ai appartenenti ad altre fedi religiose, ci sono i non credenti. Assolutamente. E questa è preparazione per il sinodo del prossimo anno. È questo che fa parlare. Presidente, mi parlare piace questa espressione, gentilezza è carina, lo sa, è detta bene da lei, che in fondo, anche quando è stato provocato, insomma, l'educazione non l'ha mai persa, almeno soprattutto con chi voleva provocarla, nel vero senso della parola. Le faccio vedere una chicca, la facciamo vedere a tutti a casa e poi la commentiamo insieme. Grazie. Si capisce subito, guardate. Presidente, perché lei le rimprovano la sua predilezione per le giacche di cashmere e le frequentazioni di certi salotti buoni? Vuole venire? Grazie, vuol provare a venire a vedere?
No, faccia una, no, no, la prego, venga, venga. Secondo lei questa giacca di cos'è? No, ma che giacca è? Di cosa è? Di lana. Ma di cashmere non l'ha mai vista questa giacca, no? Non l'ha mai vista, è vero? No, in ogni caso, questa è una vecchia polemica. Senta, Presidente, come ha resistito per anni, insomma, ad essere etichettato come il comunista con il cashmere, quello che è un pochettino... Beh, se l'hai fatto scivolare addosso. Mi infastidiva. È un po' le diciamo. Diciamolo, ecco. Naturalmente, quando si svolge un ruolo pubblico, secondo me è fondamentale non indignarsi per le cose che riguardano sé, e invece concentrare l'indignazione per i mali del mondo, per i mali della gente con cui vivi. È molto più drammatico che ci sia, come sempre per usare le parole del Papa, una persona senza un tetto, un lavoratore senza il lavoro, la dignità del lavoro, o un contadino senza terra, che sono le ragioni per cui vale la pena di indignarsi. Tuttavia un po' di dispetto c'è. Che cosa mi ha consentito? Ma io credo alla lezione della famiglia, dei genitori, questa famiglia proletaria che faceva della dignità una divisa, e che questa divisa doveva attraversare anche la dimensione che oggi chiameremo estetica, che era semplicemente che erano gli abiti. Gli abiti dovevano essere assolutamente puliti, stirati, decoro, e rappresentare la dignità e il decoro, a cominciare da quando andavi a scuola. Non potevi uscire di casa se non essere sorvegliato dallo sguardo severo, amorevole, ma severo, della madre, che guardava come avevi i calzoni, come avevi la camicia, se c'era una piega, già era guardato con sospetto. Sospetto naturalmente che ricadeva su di lei, perché voleva dire che c'era stata una piccolissima distrazione della mamma, questa era l'amore, sì, beh, è come quando, insomma, uno vede un uomo trasandato, si dà la colpa alla moglie, attenzione. Cioè, per dire questa abitudine, io ricordo che mia madre qualche volta mi invitava, dovendo andare ad un appuntamento magari con una famiglia, a non sedermi prima per non sciupare la piega dei pantaloni. Mamma Bertinotti, fantastica! Hai capito? Che famiglia! Allora, un solo figlio, sua moglie, insomma, che è stata forse una parte molto importante della sua vita. Lei ha... Importantissimo. Vedervi insieme, nelle cose così, nelle occasioni serene, ma anche in quelle istituzionali, qui la vediamo tra l'altro come una bella foto. I nipoti sono diventati quattro, adesso siamo a quattro. Sì. Che nonno è Fausto Bertinotti? Un nonno. Io credo che ci gioca un po' tanto. Sì, gioco tanto. La vocazione ci sarebbe stata anche con il figlio. C'era meno perché... Perché questa è una cosa curiosa, che da nonni, essendo meno affannati con la quotidianità del lavoro, sei più liberato nella possibilità di dedicarti ai bambini, cosa che invece da padre o da madre, costretto dal lavoro, dai tempi, dal ritmo, sei più imprigionato. Ecco, Bertinotti, i suoi nipoti cosa vorrebbero? Mi lasci dire solo perché ha citato la moglie prima dei nipoti, e viene prima di tutto, perché davvero... sarebbe inspiegabile la mia vita senza la presenza di mia moglie. Oh Madonna, hai detto una cosa meravigliosa. Ai suoi nipoti, che cosa Fausto Bertinotti raccomanda? Qual è la lezione che vorrebbe questi ragazzi si portassero, in futuro saranno poi ragazzi, ma insomma i primi due sono grandi, si portassero per la vita? Essere liberamente se stessi, senza mai neanche per un minuto dimenticare che ci sono gli altri. E in particolare di questi altri, coloro che stanno peggio di te. Senta Bertinotti, lei si è sposato in chiesa, vero? Per far contenta mamma. Sì. È vero? Sì, soprattutto i genitori, mamma e i genitori di Leila. Leila, tra l'altro, era minorenne, quindi aveva bisogno assolutamente in ogni caso, diciamo, il sacerdote che officiò, di quel sacerdote ero molto amico, era stato mio insegnante di religione nelle scuole medie superiori, e frequentavamo il Cineforum, ed anzi
debbo a lui uno dei miei primi dibattiti assolutamente impresentabile. Vabbè, ma qua no, è scuola, totalmente da là si parte, eh? Perché con questo sacerdote facemmo, bella foto meravigliosa, con questo sacerdote facemmo in un centro culturale un dibattito, se pensi un po', quando da giovane si è incoscienti sull'esistenza di Dio, cioè una cosa. Però amici, e venne a celebrare il matrimonio. L'ultima domanda, presidente. Lei Dio proprio non l'ha incontrato da nessuna parte finora? Continua a dirsi non credente? Spero di non essere blasfemo. Dio io l'ho incontrato sempre nelle facce delle donne, degli uomini che soffrono e che soffrono per le colpe di questo sistema, che soffrono senza una ragione profonda di questa sofferenza. Questa sofferenza è indotta da un'organizzazione sociale. Ho visto Dio nell'operaio della catena di montaggio che usciva sfatto dalla fabbrica e ho visto Dio nella faccia di un disoccupato. Questo significa essere cristiani, lo sa? Questo può dire lei, capisce? E la ragione. Questo, presidente, il cristianesimo. Ci ritorniamo su questo argomento. Grazie. Perché è molto, molto importante. Grazie di cuore. Grazie a lei, grazie a Paolo Bertinotti. Grazie. Ce ne andiamo in pubblicità. Grazie di cuore. Grazie molto.